Oggi dobbiamo parlare di una cosa nuova. Questo è lo Zipon Micro 3 e oltre a fargli una piccola modifica, oggi vi parlo di lui e di quanto effettivamente sia uno di quei prodotti non riusciti bene di più. Per chi come me ha cominciato a fare questo lavoro tanti anni fa, gli slider sono sempre stati un po' quella cosa che devi per forza avere per fare bei video. Poi c'è stata la Steadicam, poi i gimbal e così via. E lui ha una particolarità davvero interessante. Il cuore pulsante di tutto è nascosto qui dentro. Questa pratica borsetta contiene il suo motore. E sono già sicuro che qualcuno mi dirà: ecco il solito slider motorizzato. Non proprio, ragazzi, mettiamoci comodi perché questo motore qui è effettivamente intelligente, ma in realtà tutto il progetto è molto intelligente. Ho anche la sua versione precedente che era motorizzata, ma aveva un po' di complicazioni. Il problema qual era? Che la versione 2, a differenza di quella nuova, era un blocco unico che dovevi montare insieme a questa schifosissima rail qui, che ogni volta andava avvitata, svitata, e tutto questo sistema qui non permetteva l'utilizzo in manuale dello slider, che a volte è fondamentale, vedete? Lui si può muovere senza problemi. Lui invece è bloccato. E questo era il problema 1. Zipon però si è aggiornata, è andata avanti e come ogni azienda dovrebbe fare, ha cominciato a parlare ai filmmaker e a chiedere qual era il problema di questo, che non ve l'ha fatto apprezzare, e ha risolto il problema presentando uno slider nuovo, intelligente, ma soprattutto modulare, che è una delle cose che più vorrei in questo settore. Infatti la vera differenza è che questo motore, come vedete, ha questa parte qui, questa sorta di rosetta, che tra l'altro è una rosetta standard che si usa in tutto il mondo, e la cosa più figa è che basta connetterla a questa rosetta per trasformare uno slider manuale in uno slider robotizzato in un secondo. E sarò sincero, ragazzi, questo è uno dei motivi per i quali mi piace provare attrezzatura nuova, scoprire queste idee qui, queste semplici intuizioni che migliorano per sempre la vita. E la cosa figa è che adesso non è più manuale, diventa completamente elettronico in un secondo con due viti. Ma quindi qual è il problema? E soprattutto dipende da lui? Non proprio. Diciamo che la questione è una: quando usi tanto un prodotto, questo prodotto si usura e non è che va aggiornato, va semplicemente aggiustato. Quindi mettiamo da parte lui perché il problema non è qui. Il problema è qua dentro, in questa box, nel quale è contenuta un'altra parte del nostro slider, cioè i motori che gli permettono di fare il pan e il tilt. Qualche settimana fa, per chi ci segue su Instagram lo sa, siamo stati sul set di Alexia e lo slider è stato il nostro motore principale per la camera totale. Volevamo fargli fare questo costante pan che seguisse tutta la tavolata per 8 ore al giorno per 4 giorni di fila. Ecco, diciamo che al secondo giorno lui ha cominciato ad avere un po' di problemi. E in realtà il problema si nota subito, è semplicemente questo piccolo giochino qui causa una sorta di movimento leggermente sposato ogni volta che arriva al fondo. Va risolto. E per risolverlo dobbiamo smontare qui e applicarci qualcosa che non gli faccia fare più questa roba. Forse qualcuno non lo sa, ma fare queste piccole cose di bricolage con l'attrezzatura è una delle mie cose preferite in assoluto da quando esiste Crop. Ecco qui, tolto. Adesso dobbiamo trovare qualcosa per creare una sorta di, non lo so, frizioncina che non faccia più slittare questo pezzo così. Vediamo cosa c'è in studio. Ok, ammetto che qui in studio per questa cosa qua mi odiano, ma io conservo ogni cosina che compro, che arriva qua, perché magari poi servirà e quindi preferisco farlo. E infatti la mia idea è di utilizzare queste pellicole in velcro per creare una sorta di frizioncina qua, perché non voglio incollarlo. Si può fare? Ma noi abbiamo delle forbici qua dentro? Fabio Ciccio. Non ne voglio mettere troppo, ma l'idea è di fare due striscioline qui di lato e poi le rispettive ovviamente su di lui. Problema risolto. Uso questo, faccio un buco dentro, ce l'attacco qua, buco per le viti e siamo a posto. È bello ogni tanto rimettere in mano le cose tecnologiche e modificarle per adattarle un po' alle nostre esigenze e soprattutto sviluppi forse una forma mentis che ti permetterà nel momento del bisogno di metterci mano e salvare la situazione. Il che non rende il prodotto tecnologico meno valido, ma rende noi più consapevoli di quello che utilizziamo, che secondo me farà la differenza sia adesso che in futuro. Ok, il risultato lascia ovviamente a desiderare, però tutto sommato ora dovrebbe funzionare. Ecco fatto. Devo centrare la vita al primo colpo. Mi sa che non ce l'ho fatta. Forse ho fatto una cazzata. Ora non si muoverà più. Bene, risolto questo problema,
con lui che effettivamente ora è super saldo. Dobbiamo montare tutto e capire se effettivamente era questo il problema oppure il problema è il motore interno. Se fosse così, bel casino. Questo va montato così. E lui invece, come si monta lui? Top. Una delle cose più belle di questo slider è che tutti questi vari componenti si possono alimentare tramite USB-C. E quindi cosa ho fatto? Ho costruito questo. È una triade di cavi USB-C, tutti quanti fascettati e attaccati a questo. Questo alimentatore qui, posso attaccare questo alla ciabatta e dovremo avere il nostro momento della verità. Ma per farlo mi serve recuperare un altro iPhone, che non so dov'è. Ecco qui, serve quest'app qua che abbiamo sul nostro iPhone 14, che ci portiamo sempre dietro sul set. Metto in moto tutto quanto e vediamo se funziona. Ecco Zipon, se posso darti un consiglio, queste linguette qua, per chi non ha le unghie, sono impossibili da aprire. Quindi... grazie. 1, 2 e 3. Motore 1, motore 2. Perché non va? Forse abbiamo causato un problema al pan. Ok, da quello che ho capito, fondamentalmente questo pezzo qua è quello che gira. E quindi avendolo bloccato non gira più. Dobbiamo trovare un'alternativa, una soluzione. Smontiamo di nuovo. Vedete? Quindi non posso usare il velcro da entrambi i lati. Ma vorrei provare a vedere se togliendo la parte interna e lasciando solo il velcro fondamentalmente sotto, crea un cuscinetto tale che gli permette di non scivolare più. Perché comunque il problema è quello, è che lui scivola. Top, ragazzi. Gira, ma allo stesso tempo è bello bloccato. Ho risolto. Muoversi si muove. Il problema è che adesso dobbiamo fargli fare il movimento che causava problemi sul set di Alexia. È tutto molto semplice. In realtà l'app è una figata, perché vi basterà dare il punto A. Ci spostiamo, facciamo di fare un piccolo tilt. Punto B. Ora mettiamo che deve fare un ciclo e schiacciamo play. Lui torna al suo posto e adesso parte. Allora, secondo me non è pienamente risolto. Vi faccio vedere. Adesso lui rallenta e quando riparte il movimento fa un leggero scattino. Ora il punto è capire se è un problema suo, è un problema suo o è un problema di tutto il sistema. Quello che però ho pensato è il fatto che questi due motorini qua sono intercambiabili, ovviamente, perché uno potrebbe comprare anche solamente questo e poi magari in un futuro montarci un altro motore che permette di fare questo movimento. Quindi la soluzione è questa: invertirli e capire se il problema rimane oppure no. Smonto un attimo tutto, lo ritesto e poi vi faccio vedere un paio di funzioni di questa roba. Sta roba della modularità di questo prodotto è una delle cose che più mi affascina. Che alla fine forse è la magia del fatto che ho sempre amato giocare con i Lego questa. Sarebbe bello che il videomaking e la fotografia avessero un po' più di Lego nel loro approccio. È un po' meno... compra questo perché è l'unico pezzo che ti permette di fare quella cosa lì. Rieccoci. Ah, tra l'altro, altra cosa strafiga, super ragionata, che voi potenzialmente potete montare la camera anche direttamente su di lui. Infatti, in base a come schiacciate, così c'è la vite grande, ma se voi premete e tirate giù, vi rimane solo la vite piccola. Ora lui e poi lui così. Ok, l'ho riprogrammato. Mi sembra andare. Vado a prendere una camera e vediamo un po' cosa viene fuori. Capire questi problemi qui quando si parla di attrezzatura è fondamentale. Dobbiamo imparare a capire il prodotto, perché ogni cosa ha dei limiti, ma dobbiamo arrivare a comprenderli, capirli al massimo e dirci: ok, questa roba qui con questo coso qua non lo posso fare, voglio capire qual è il suo limite. Bene, direi che adesso in generale funziona. Ora gli facciamo fare un movimento reale, uno plausibile, e capiamo se funziona. Ok, la cosa è semplice, voglio testarlo come se fosse un setup da intervista, quindi una velocità molto bassa, perché così fa meno rumore, perché purtroppo questa roba qua il rumore lo fa, quindi ho setato un 30%. Partendo da di lì con un 35 mm tutto quanto in autofocus, voglio vedere se riesco effettivamente a fare un movimento completo senza scattini di alcun tipo. Quindi questo è il punto di partenza che ho scelto e lo setto sul waypoint A e ora lo porto tutto di qui e mentre lo porto di qui gli faccio già intanto anche fare il piccolo pan e anche un leggero tilt down piccolino. Questo è il punto B. E ora, se tutto vuole, basta che mi metto in centro a questa clip. Funzionare funziona. Mi sembra tutto super fluido. Molto bene. Prendiamo la scheda, andiamo un po' a vedere al PC se tutto quanto funziona. Boh, dovremmo aver risolto il problema. Fuez! Eccolo lì, il grande momento della verità. Sembra che non
abbia dato troppi problemi. Ragazzi, giorno 2, oggi si gira effettivamente qualcosa con questo piccolo setup, FX3, 2470 G Master Mark II, sarà super easy, è una carrellata da destra a sinistra con semplicemente a un certo punto un glitch a metà che sostituisce le camere. Sto pensando un paio di cose, la mia idea è di fare un morph cut che fondamentalmente riduca la camera precedente a quella nuova per poi far apparire la scritta, è veramente un intro super basic, ma fatta con lui possiamo appunto fare un motion control effettivo e quindi sappiamo che il movimento da destra a sinistra sarà sempre il solito per miliardi di volte, quindi fissato il fuoco e fatto tutto dovremmo aver fatto il video in 10 secondi. Ovviamente la cosa più figa di tutte è l'app, perché fa un sacco di cose e soprattutto è super semplice. Questa cosa dell'app, ragazzi, non sottovalutatela mai, perché in alcuni prodotti fa veramente la differenza, sia per quanto riguarda ad esempio il controllo delle luci, sia in questo caso per quanto riguarda il controllo dello slider. Senza questa roba qua ci fate veramente poco e avere un'app che funziona bene è la chiave di tutto. E con questo abbiamo fatto, direi. Unico modo per farlo è esattamente questo, ragazzi. Motion control. Ci sarebbe anche lui, ma ne parleremo poi. Adesso voglio finire un attimino questo discorso mettendomi comodo e parlando un attimo di pregi e difetti, perché questo è un prodotto effettivamente non economico, non per tutti, ma che può fare la differenza. Quindi vi racconto un po' le ultime cose e per il risultato finale del video, beh, lo trovate ovviamente nella review della... Ok ragazzi, quindi tirando le somme, com'è l'esperienza con questo Zipon 3 e soprattutto lo consiglio? Parliamone un attimo. Innanzitutto non è un prodotto per tutti, siamo di fronte effettivamente a una soluzione molto pro che consiglio a chi sta cercando di avvicinarsi a uno slider e andare verso un prodotto definitivo per piccole case di produzione o piccoli professionisti che vogliono investire in un sistema di motion control, perché poi questo è, ma soprattutto che non vogliono puntare all'eccellenza che si trova nei rental. I prezzi variano fra i 500 e i 700 euro più o meno fra le tre versioni e ovviamente si parla solamente dello slider, che rimane comunque un grandissimo slider. Se state cercando qualcosa per l'utilizzo esclusivamente manuale, lui può essere una buona soluzione. Tuttavia ci sono sistemi anche made in Italy che sono sicuramente molto più pratici dal punto di vista manuale e anche per quanto riguarda invece il worldwide abbiamo altri slider come il SIRP eccetera che sicuramente sono molto molto validi per quanto riguarda l'utilizzo in manuale. Indubbiamente raggiunge il suo grado massimo di espressione utilizzando tutta la parte di motion control, quindi i due motori e ovviamente tutto il sistema di pan e tilt più il motore che muove lui. Siamo di fronte a una spesa abbastanza grande, dovrebbe venire a costare più o meno la versione da 1000 più tutto quanto il sistema fra i 1600 e 1700 euro, che è tanto, ma vi dà la possibilità di avere il motion control in casa, che è una cosa unica nel suo genere. Dovrebbero lanciare a breve anche la possibilità di gestire il fuoco, il che gli dà un valore indubbiamente aggiunto e necessario per fare questo tipo di cose, ma il motion control o si fa così o non si fa, e non esiste bravo operatore, non esiste nulla che possa sostituire la programmazione di un movimento infinito, ripetuto, sempre uguale per un miliardo di volte. Questa è la grande differenza, questo è il motivo per il quale questa roba qua costa. Questo qui, dopo aver fatto set, prove, avervene parlato in questo video, eccetera, posso arrivare ad affermare che ve lo consiglio come buon sistema entry level, semi pro, con il quale avvicinarsi al motion control e soprattutto poter offrire con la certezza che funzioni ai propri clienti che questo sistema qua funzioni, portarlo su un set, spostarlo, essere sempre sicuri che collegandolo funziona tutto. L'applicazione è fatta abbastanza bene, come avete visto durante il video ho dovuto switchare da iPhone 14 a Samsung Galaxy S23 Ultra, non so il motivo, è costantemente presente questa questione di bug, sicuramente avere una bella tavoletta di control con una sorta di mixer con vitine eccetera sarebbe stato tutto molto migliore, ma sono tutte cose che costano, sono pregi e difetti della cosa, ma tutto sommato devo dire che come slider è veramente solido, ci ha regalato una grande esperienza, io lo consiglio. Se ve lo porto qua sul canale sapete che lo faccio solo dopo test approfonditi e soprattutto dopo che sono certo che questa roba qua la utilizziamo sul video. Detto questo, in descrizione trovate tutti i link se volete avvicinarvi, come vi ho detto è un prodotto modulare, quindi potete cominciare a comprare lo slider e il motore fra 5 anni. Per quanto riguarda il resto, Zipon spero che presto produca il follow focus legato a questo sistema, ci sono anche vari innesti per
timelapse e cose del genere. Per chi fosse interessato, questo è anche un ottimo slider per timelapse, benché pesi un botto, quindi chi va sicuramente in montagna non sceglierà questa versione, ma magari qualche altro slider in carbonio. Tuttavia, appunto, io ve lo consiglio, è super interessante, spero che questo tipo di video vi possa piacere, questi vlog raccontati. Sicuramente vorrei aumentare un po' la qualità, ma mi farebbe piacere sapere da parte vostra se vi può interessare questo approccio un po' più raccontato di cose che avvengono in studio, e intanto vi parlo di qualcosa. Secondo me può essere un buon modo per andare avanti, superare questa roba. Siamo quasi a 70.000 iscritti, quindi se ancora non siete iscritti, mi raccomando, cliccate il tasto qui sotto, lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre ogni giovedì alle 18.30 con un nuovo video. Ciao.